Eccoci rientrati, per me oggi è una grandissima occasione perché ci è venuto a trovare il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, benvenuto all'interno del contenitore della famiglia di Pomeriggio. Oggi per noi rappresenta un'occasione per conoscerla più da vicino e capire un po' la sua storia. Grazie, grazie, buonasera e un saluto a tutti i telespettatori, sono qui. Allora, iniziamo subito, ma partiamo un attimo dalla fine, nel senso, lei è arrivato in provincia di Teramo dal 2023, è stato nominato nel febbraio 2023 ed è la sua seconda esperienza da prefetto, prima per 2 anni ha fatto il prefetto ad Oristano, in Assolutamente Sardegna. Assolutamente sì, qui sono arrivato il 6 marzo per la precisione, quindi da poco ho compiuto il primo anno, il primo compleanno teramano, diciamo così. E prima appunto venivo da 2 anni quasi precisi di prefetto di Oristano, 2 esperienze molto diverse ma entrambe bellissime. Come l'ha trovato la città di Teramo, la provincia di Teramo? Perché poi il suo ruolo all'inizio, quando l'abbiamo conosciuta, la prima cosa che ci ha detto, mi ricordo, l'obiettivo è quello di conoscere tutti i sindaci, o meglio, lei è andato a conoscere i sindaci in prima persona nei comuni dove fanno i sindaci. Confermo, ho fatto il giro di tutti i sindaci in circa 3 mesi, uno alla volta, uno per uno, sono andato a trovarli, tutti e 47, quindi dalla montagna al mare, passando per la collina e per le varie valli. E poi in molti di questi comuni sono tornato anche più volte per cerimonie, eventi, per vicinanza ai vari o enti sportivi o musicali o le associazioni che si occupano del terzo settore, il volontariato. È una provincia che offre molte di queste iniziative, io vado molto spesso e molto volentieri in giro per la provincia, ripeto, dalle montagne al mare. Un bel territorio che lei conosceva però un po', la provincia di Teramo. Sì, giusto? Lo conoscevo, c'eravamo stati quando avevamo i bambini piccoli al mare d'estate, quindi avevamo una conoscenza da turista e stiamo parlando dei primi anni 2000. Chiaramente è diverso stare, non solo viverci e lavorarci, ma anche dalla cosiddetta stanza dei bottoni, insomma. Prima di entrare a parlare della sua vita personale, perché oggi la trasmissione di oggi, essendo pomeriggio, è un po' di alleggerire anche le persone che ci stanno seguendo da casa. Che provincia ha trovato? Che tessuto ha trovato? Allora, secondo me è una provincia unica, nel senso che tutte le province o quasi tutte le province italiane sono bellissime e uniche perché hanno delle differenze l'una dall'altra e questo è il bello dell'Italia, il girare per turismo o per lavoro è bellissimo perché ti porta veramente a delle realtà completamente diverse anche quando sono 2 province limitrofe. L'unicità di Teramo è che come dire, c'ha tutto, perché molte province italiane, bellissime, fantastiche, però sono non so, solo mare, solo montagna, o solo un altro tipo di turismo, di attrazione, ma anche dal punto di vista economico. Ci sono province prettamente industriali o che si rifanno a una grande banca o che hanno solo tra virgolette, l'agricoltura o solo il turismo. E Teramo c'ha tutto. A tutto questo, in un piccolo fazzoletto di terra, ha tutti i tipi di turismo e tanti tipi di settore, anche economico. Non c'è un settore economico occupazionale più trainante degli altri. Ce n'ha tanti, ognuno con le sue caratteristiche, con le sue anche difficoltà. E quindi è questo veramente una provincia veramente multiforme, tante province all'interno della stessa provincia. Per me oggi è una grandissima occasione intervistarla in questa maniera. Parliamo un po' della sua storia. Lei è nato a Roma, sì. Poi a 20 anni ha deciso di trasferirsi a Siena, sì, cambiare regione. Sì, esatto, nel senso che la mia famiglia si trasferì da Roma a Siena, io sono nato a Roma, da genitori romani, da nonni romani, quindi tutti romani, e forse la mia parlata ancora oggi tradisce un po' di accento romano, però appunto la famiglia, con tutta la famiglia ci trasferimmo a Siena nel ormai lontano 88, quindi ormai sono 36 anni che abitiamo tutti a Siena e al di là dei giri che si fanno per motivi di lavoro, ormai diciamo siamo senesi, ci sentiamo una famiglia senese a tutti gli effetti. Prima di continuare a farle delle domande sulla sua vita personale, vorrei ricordare che quando è stato nominato a Teramo era il prefetto più giovane d'Italia, adesso mi diceva prima fuori dei microfoni che è il secondo. Le cose cambiano, gli anni passano, non è un problema, io sono fortunato e privilegiato intanto a fare questa carriera, intanto aver raggiunto il massimo grado in età molto giovanile.
e a vivere esperienze appunto meravigliose come prima la Sardegna e ora l'Abruzzo, quindi va benissimo così. Allora, raccontiamo un po' gli studi. Lei quindi ha frequentato fino alle superiori a Roma. A Roma, sì. Dopodiché si è iscritto a Scienze Politiche, se non sbaglio. Siena, sì. A Siena. Sì, cominciai a Roma per un brevissimo periodo e poi... Ma lei ha seguito un po' la strada di famiglia oppure ha cambiato rotta? Volevo cambiare rotta. Io da ragazzo volevo fare il giornalista. Come... Iscritto all'ordine dei giornalisti dal 93. Dal 93, ancora oggi, in regola con i crediti formativi e con i bollini annuali, quindi sono ancora orgogliosamente. Quindi da questo punto di vista siamo colleghi. Siamo colleghi, assolutamente. Volevo fare il giornalista, poi avevo anche la passione per la storia, la passione che mi è ancora rimasta, ancora oggi leggo tanti libri di storia, anche sotto l'ombrellone, c'è chi legge i romanzi, io leggo i libri di storia, ognuno ha le sue passioni, quindi mi era anche presa la cosa di fare lo storico, insomma. Diciamo, non mi è riuscito né l'uno né l'altro, uno poi vince un concorso e ci sono poi rimasto, insomma. Va bene così, insomma, è un mestiere bellissimo. Ancora oggi a qualunque grado e a qualunque latitudine. Quindi un po' è stato condizionato dalla sua famiglia? No, non è stato, no. Il caso però ha voluto che io poi abbia fatto la stessa identica carriera di mio padre, ma questo è una coincidenza, diciamo così, va bene così. E dopo gli studi come si è mosso? Ci ha raccontato che ha fatto il concorso, quindi è partito tutto lì, sì. Però ha raggiunto la laurea nell'Università di Siena e poi comunque ha girato l'Italia, come si è mosso? Sì. Allora, dopo Siena, ovviamente a quel punto la storia e il giornalismo sono diventate degli hobby e delle passioni, anche se nelle varie prefetture spesso mi sono occupato di rapporti con la stampa, di rapporti, quindi come dire, di fare il giornalista ma da quest'altra parte della scrivania, e poi stavano arrivando i primi siti internet delle pubbliche amministrazioni, quindi mi sono molto divertito a migliorare la comunicazione istituzionale della prefettura dove prestavo servizio. Molto brevemente, se no rischio di annoiare i telespettatori. Dunque, un anno a Bologna, un anno e mezzo a Livorno capogabinetto, 5 anni e mezzo capogabinetto a Firenze, 3 anni al gabinetto del ministro e poi è arrivata l'obiettivo di una vita, insomma, la nomina a prefetto e quindi Oristano e Termo. Quindi questa è la 7ª sede nella 5ª regione, per ora poi. Per noi comunque è un onore averla qui, come dicevamo all'inizio. Anche per me essere a Teramo. Sono molto contento. Ovviamente quando una persona arriva da fuori, in Abruzzo è anche famosa per i piatti. È la buona cucina, siamo fortunati perché basta spostarsi veramente di pochi chilometri e le tradizioni cambiano totalmente. Assolutamente sì. A Teramo quindi è stato anche costretto poi girando tutta la provincia ad assaggiare le tante tipicità. Costretto. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta, quindi non solo gli arrosticini che forse è il piatto più famoso fuori dall'Abruzzo, ma dalle scrippelle, le virtù. Esatto, che poi manca poco. C'ero già l'anno scorso, a maggio, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. In Italia siamo fortunati, molto. Perché insomma, anche solo dove ho lavorato, Emilia, Toscana, Sardegna, Lazio, Abruzzo, quindi non ci possiamo... Ma sicuramente la cucina teramana è veramente squisita, insomma. Quindi... Parliamo un po' delle passioni. Ci ha raccontato che comunque è appassionato di storia, sì. È appassionato di giornalismo, sì. Poi dal punto di vista dello sport... Musica, diciamo, di passioni ce ne sono... diverse che uno cerca di coltivare quando ovviamente gli impegni di lavoro lo permettono, ovviamente, perché ovviamente bisogna dare giustamente la precedenza al ruolo che uno ricopre, quindi musica, sport, come musica no? In che ambito? Allora, musica in tutti, musica ascoltata, perché io ascolto sempre musica, anche in ufficio quando sono da solo ho sempre la musica accesa a casa. Musica vista, perché vado spesso a concerti, eventi, serate di vari tipi di musica. Musica letta, perché compro e leggo libri di musica, soprattutto di storia del rock. Storia del rock. Musica suonata, perché suono non benissimo la batteria. Musica cantata, perché ogni tanto mi sono esibito anche sia da solista che come componente di cori. E quindi musica da tutti i punti di vista. Musica è veramente una... Una parte importante della sua vita. Importantissima. E lo sport? E lo sport, oltre a vederlo, vado spesso anche in giro per la provincia, sono andato a vedere tantissime società, anche molto piccole, sia maschili che femminili ovviamente, calcio, basket, pallavolo, sono andato a vedere il baseball a Atri,
pallamano, quindi lo sport è assolutamente anche quello da vedere, tantissimo. Da fare sono un tennista, diciamo, non proprio, diciamo, da ragazzo ero bravino. Allora, adesso lei mi ha detto una cosa, tennis. Adesso è partita la diatriba con il padel. Sì. Ha iniziato anche lei? No. No, per ora sono fra gli snob puro che sono ancora fedeli al vecchio tennis, ma non perché c'è Sinner, la mia passione per il tennis deriva di lunga data, insomma, ecco. Sì, mi piace molto giocarlo, l'ho ripreso da poco, quindi non sono ancora perfettamente in forma, ma è una cosa che mi piace molto fare. E poi, appunto, ogni tanto si guarda qualche partita alla televisione o allo stadio, ovviamente. Però abbiamo visto che lei è sempre stato presente in molti eventi, sì. Tantissime volte l'abbiamo incontrata negli stadi, con i palazzetti, e questo alle persone, per le persone è molto importante, perché vedere la presenza del prefetto che è in prima linea, possiamo dire, anche nelle partite più delicate, perché voi vi siete dovuti occupare del famoso derby tra Teramo e Giulianova. Quest'anno tre. Quest'anno ne sono stati dopo che tre. Per tanti anni nulla, quest'anno tre. C'è stato il clou dei derby, non è stata un'organizzazione facile. No. Questo anche merito dei sindaci e della questura pure. Merito di tutti, come per tutte le cose della vita, della società di oggi, che è una società complessa, tutti devono fare la propria parte, la prefettura da sola non va da nessuna parte, la questura da sola, ma anche un sindaco, nessuno da solo va da un'altra parte, invece mettendo insieme, facendo il gioco di squadra, si possono veramente raggiungere dei risultati anche soddisfacenti o anche ottimi. Il gioco di squadra è una specie di valore aggiunto, che 1+1+1 non fa 3, ma fa 5, 6, 7, quindi, ma questo vale per le partite come per tutte le problematiche economiche, occupazionali, sociali, dell'ordine a sicurezza pubblica. Le competenze, diciamo così, sono così distribuite ormai fra tanti enti, per cui necessariamente dobbiamo trovare un equilibrio e, se possibile, una unanimità di consensi per andare tutti insieme verso nella stessa direzione. Assolutamente sì. Poi, quando si parla di eventi, lei da qualche giorno ha anche portato avanti il tavolo per l'ordine a sicurezza pubblica per il Giro d'Italia, che sta assolutamente abbiamo il Giro d'Italia e le Frecce Tricolori, esatto, come due eventi, che sono state le due riunioni, diciamo così, in prefettura più recenti, due grossi eventi, due eventi ovviamente un po' complessi da gestire, ma due eventi che rendono onore, rendono lustro alla provincia di Teramo, che sappiamo tutti fa un po' fatica a uscire dai confini dell'Abruzzo. Invece questi sono due ritorni di immagini e anche magari un po' economici, se sono previste decine di migliaia di persone a entrambi gli eventi, vuol dire che sono due eventi interessanti che attirano persone anche da fuori l'Abruzzo, e noi faremo di tutto perché sia in entrambi i casi una festa di popolo, una festa di persone, una festa in un caso di sport, di ciclismo, l'altro caso invece sono le Frecce Tricolori, quindi noi speriamo che vada tutto bene. Questi sono gli eventi più grossi, che vanno anche più facilmente ovviamente sui giornali, sugli organi di informazione, poi ci sono tanti altri eventi. Però poi molte volte le persone non si rendono conto quanto lavoro c'è l'organizzazione di un evento certamente, così grande, perché certamente poi l'ordine della sicurezza pubblica è un e poi, come è normale che sia, vanno a vedere le cose sbagliate. D'altronde tu pensi a 100 cose, 95 ti riescono, 5 no, ed è giusto, non so. Questa è anche colpa nostra, però. Soprattutto colpa vostra, che vanno a vedere le 5 cose che non sono riuscite. No, la perfezione non è di questo mondo, ovviamente, ma è giusto puntarci, insomma, quindi assolutamente bisogna fare poi una specie di autocritica, vedere cosa si poteva fare meglio e la volta seguente farla appunto meglio. Lo zero, il 100% forse è utopico, ma è giusto sempre essere i primi critici di se stessi e cercare sempre di migliorarsi. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Allora, anche capire la dinamica dei prefetti, perché da quello che abbiamo visto possono essere spostati in qualunque momento, se non sbaglio. Assolutamente sì, funziona così, funziona che il ministro dell'interno, che sarebbe appunto è il mio diretto capo, diciamo così, oltre al presidente del consiglio, il ministro propone al consiglio dei ministri una serie di trasferimenti, movimenti di prefetti, il consiglio dei ministri dispone appunto questi trasferimenti, non c'è un termine minimo o un termine massimo, quindi il mio incarico può durare, a Teramo per esempio, può durare fino a domani, per dire, come per altri 3 anni, non c'è una regola, non c'è una tempistica. So che arriverà prima o poi una telefonata che mi dirà devi andare in un'altra città, ovviamente non si sa quale,
ma non sappiamo quando, quindi diciamo non è un problema all'ordine del giorno, quindi per ora sto benissimo, quando sarà sarò dispiaciutissimo ovviamente di lasciare Teramo e contento, diciamo, pronto per una nuova sfida in un'altra città, in un'altra regione, chi lo sa, nord, sud, l'Italia è molto lunga, quindi è molto varia, quindi staremo a vedere. Quindi il futuro non è nelle mie mani, per altri circa 9 anni, fino a quando andrò in pensione. Non si sa. Non si sa. Non dipende da lei. Però rientra però nel prezzo del biglietto, come dire, certo. Faccio un mestiere meraviglioso, quindi non... No, si vede, va si bene. Vede l'amore che lei ha nel suo lavoro e questo è molto così. Importante. Quando sarà... Abbiamo parlato degli eventi che si sono svolti in provincia di Teramo, però abbiamo vissuto anche le elezioni regionali, sì. Perché comunque Teramo ha avuto l'occasione di ospitare diversi ministri, ma è venuta anche la Premier Giorgia Meloni. Assolutamente sì, e ora abbiamo anche un'altra grossa tornata elettorale, perché a parte le europee ci sono le amministrative, sono tanti comuni. 23 su 47, quindi praticamente la metà. 22 sono piccoli o medio piccoli, nel senso che sono sotto i 15.000 abitanti, quindi è a turno unico. Esatto, non quindi c'è il ballottaggio, il famoso ballottaggio. Lunedì probabilmente avremo i 22 nuovi sindaci, o comunque se qualcuno è ricandidato, comunque i 22 eletti. Il 23esimo è Giulianova, perché essendo superiore a 15.000 c'è la possibilità, di 5 anni fa c'è stato il ballottaggio. Questo, nel segreto dell'urna, ovviamente il cittadino, anzi approfitto dell'occasione per dire andiamo a votare, andate a votare, questo da, è molto Bolzano a Caltanissetta, molto importante. Giovani, perché anziani, fino purtroppo il dato dell'astensione è un dato molto alto, si dice, come si dice in gergo tecnico, il primo partito è un diritto per cui anche gli italiani hanno lottato tanto, sappiamo la nostra storia prima della seconda guerra, il voto alle donne, ora non ci dilunghiamo, però è il massimo della democrazia, andare lì e mettere una X sul candidato sindaco, sul candidato presidente della regione, sul candidato... Però è importante andarci. È importante dire quello che vogliamo, da chi vogliamo essere governati, quindi... E mentre prima era soprattutto una cosa giovanile di non andare a votare, ora quanto si legge sta diventando anche una disaffezione degli adulti, dei meno giovani, e quindi c'è qualcosa che non va, insomma, ecco, le percentuali dei votanti sono sempre più basse e questo oggettivamente è molto triste. Quindi. Prefetto Stelo, siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista, io però a lei le volevo chiedere il messaggio ai giovani, perché lei giustamente mi diceva prima la questione del voto per le nuove generazioni, lei molte volte si reca all'interno delle scuole, sì, per parlare con i giovani, sì, perché sono il nostro futuro. Sì. Cosa vuole dire ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno seguendo? In poco tempo ovviamente è difficile, a volte mi trattengono per 1, 2, 3 ore con tante domande. Io cerco sempre di far capire che ovviamente non vado lì a fare ramanzine, a fare paternali, perché c'è già o ci dovrebbe essere la famiglia e la scuola a fare le ramanzine, i rimproveri. Io cerco di far capire loro che... parlare di regole, lo posso capire, messa così, oddio, ecco, no? Parlare di libertà, già, però la libertà senza regole sembrano contraddittorie, sembrano due nemici, e in teoria lo sono, ma la libertà senza regole è una specie di anarchia. Non c'è libertà. Allora, aboliamo i semafori rossi, per esempio, perché il semaforo rosso è una regola, è un limite, è un divieto che... Io ti metto, aboliamo, io passo e poi c'è l'incidente. Ora faccio un esempio banale, ma tutte le libertà scritte, garantite dalla nostra meravigliosa Costituzione, la nostra parte, hanno tutte dei limiti per rispettare la libertà degli altri o la pacifica convivenza. È difficile l'equilibrio e poi i giovani soprattutto, cerco di far capire, di dire a loro, cercate di capire cosa volete fare, qual è il vostro sogno e provate a realizzarlo. Qualunque esso sia, tutti i mestieri, tutte le professioni hanno pari dignità, provateci, non sempre riesce, per sfortuna, perché ci sono altri più bravi o più brave, e quindi è sempre bene prepararsi un piano B e un piano C, a me è successo il piano C, quindi e va benissimo, ripeto, quindi provate a inseguire i vostri sogni, provate a fare, perché un posto di lavoro è un luogo dove passerete 30 o 40 anni della vostra vita, e alzarsi la mattina e dire mamma mia, devo andare in ufficio o in fabbrica o al negozio, quello che è, con la faccia triste o arrabbiata, secondo me si vive male. Quando uno può, ovviamente a volte non si può scegliere, ma se uno può, proviamo a scegliere, in modo da essere contenti della vita che facciamo, quella lavorativa, ovviamente poi c'è anche la vita degli affetti, delle amicizie, delle passioni da coltivare, ovviamente anche quelle. Ma ecco, questo cerco sempre di dirglielo, di stare attenti, di essere
seri, maturi, di divertirsi, perché sono giovani e i giovani si devono divertire, proviamo a divertirci anche noi più vecchietti, quindi è giusto che loro si divertano, con giudizio. Grazie, con questo bellissimo messaggio siamo arrivati alla fine di questa bellissima intervista. Grazie mille, grazie, al prefetto di Teramo Fabrizio Stelo. Per noi è stata una grande occasione per conoscerla più da vicino. Assolutamente. E la ringraziamo per questa grandissima disponibilità e per il tempo che ci ha dato. Grazie a voi veramente, ancora un saluto a chi ci ha ascoltato e visto. E adesso, amici, diamo la linea all'amica Silvia Pagni con la sua rubrica di ogni settimana.